come posso trovare clienti per te, per me, che sono nel settore dei prodotti assicurativi? Questa è una domanda che ho ricevuto, molto interessante, e visto il settore che è piuttosto stantio come tipologia di comunicazione, cioè utilizza veramente vecchie leve di marketing, voglio darti questa risposta. Allora, prima di tutto devi avere una strategia più ampia di quello che generalmente fanno le grandi aziende. Questa strategia deve avere diversi obiettivi. Il primo chiaramente è creare grande fiducia nei tuoi confronti, creare credibilità di ciò che tu offri e di ciò che cui tu sei, creare differenziazione rispetto a quello che è il tuo prodotto o servizi per ciò che è la tua situazione, e soprattutto dare un po' di freschezza rispetto a quello che è tutto ciò che viene detto nel settore del mondo assicurativo, nel mondo degli investimenti, che è piuttosto stantio e vecchio come tipologia di comunicazione. E per fare questo, innanzitutto ti avverto, devi avere molta pazienza. Devi avere molta pazienza, perché non è un funnel, non è un lancio di messaggio, non è uno slogan che farà differenza, è un qualche cosa di costante che crescerà nel tempo. Quindi devi avere una pazienza che molto spesso, per chi opera nel settore assicurativo, che è sempre stato abituato a ragionare in un certo modo, o per esempio anche nel settore immobiliare, molto spesso non ritrovo. Seconda cosa, devi pensare fuori dalla scatola, devi veramente iniziare a essere la mucca viola che propone Seth Godin. Se non hai mai letto il libro di Seth Godin, Mucca Viola, ordino immediatamente su Amazon per capire. Un libro tra l'altro non molto recente, avrà 10-15 anni, però fa capire come chi ragiona fuori dagli schemi rispetto a ciò che fanno tutti gli altri molto spesso porta grandi risultati. Quindi è ciò che ti invito a fare. Un'altra cosa è di definire molto bene il tuo posizionamento. So che molto spesso chi opera nel settore dell'assicurazione, dei prodotti assicurativi o investimenti è legato a un prodotto di una grande azienda e quindi non ha grandi margini di prodotto da poter variare. In questo caso cerca di lavorare sui servizi, cerca di lavorare su tutta una serie di know-how, informazioni, comunque servizi che puoi dare soltanto tu, proprio perché stai ragionando fuori dalla scatola, proprio perché stai lavorando in altri termini. Utilizza contenuti semplici. La più grande difficoltà che mi viene da parlarti da utente è la complessità di ciò che voi dovete spiegare, e quindi il rendere estremamente semplice ciò che tu vuoi comunicare. E il consiglio che ti posso dare è di parlare a un bambino di 8 anni. Fai capire i tuoi prodotti, i tuoi servizi a un bambino di 8 anni. Se lo capisce lui, ti assicuro che lo capirà anche il tuo potenziale cliente. E non sarà più quella differenza grande di situazioni che a volte viene a marcare sul prodotto, ma è la credibilità, la fiducia che avranno nei tuoi confronti, proprio perché finalmente gli hai fatto capire un tipologia di situazione che, t'assicuro, è veramente oscura alla maggior parte delle persone. Quindi se tu riesci in questo, hai veramente fatto bingo. Un altro suggerimento che ti do è di metterci la faccia, perché facci caso alle persone che vanno a investire i loro soldi dove? Soprattutto in banca, ma soprattutto non perché si chiama San Paolo o Unicredit o UbiBanca, perché in quel momento si fidano della persona a cui hanno magari con l'arco del tempo creato un rapporto, un minimo di rapporto con colui che gestisce la banca, sempre meno, però a me in passato era così. Quindi il metterci la faccia ti darà credibilità, e già questo è pensare fuori dagli schemi, se ci pensi. Già questo, come vedi, ti fa tremare un pochettino a te che devi comunicare in un certo modo, ma è ciò che farà la differenza. E ricordati che se tu vuoi ottenere risultati che gli altri non hanno, devi fare delle cose che gli altri non fanno. Un'altra cosa è di essere costante. Come ti dicevo all'inizio, non pretendere di creare una strategia e in poco tempo poter ottenere subito risultati. Devi essere molto costante, devi essere molto molto coerente con quello che dici, e nell'arco del tempo ottieni risultati, avvicini sempre di più persone, e di queste persone inizierai a ottenere contatti, dai contatti inizierai a ottenere clienti, dai clienti otterrai il referral marketing dei nuovi clienti, e da qui svilupperai quello che probabilmente in questo momento hai in mente, ma che occorre chiaramente strategia, impegno, metodo e così via. Come penultima informazione, ti invito a utilizzare diversi tipi di funnel. Qui non voglio entrare nel contesto, ma mi verrebbe da suggerirti quello che è l'Ask Funnel,
cerca delle informazioni sul nostro blog inerente all'Ask Funnel, perché è un funnel che ti segmenta la tipologia di persone in modo tale che tu potrai offrirgli il prodotto o servizio più in linea con chi sono loro. Potrebbe essere investimenti assicurativi o di investimenti per un padre di famiglia, potrebbe essere investimenti o assicurazioni per un'azienda, sono già due cose diverse e così via. Quindi l'Ask Funnel ti segmenta questa tipologia di target alla quale tu potrai offrirgli quello che tu ritieni dagli essere più di valore. Un altro funnel che ti suggerisco è il request funnel, cioè il funnel di richiesta, quello classico, ma te lo suggerisco magari in una fase in cui hai creato un bel engagement con queste persone. E l'ultimo è l'event funnel, cioè il funnel basato sugli eventi. Perché spiegando agli eventi, anche dei miei micro gruppi, quelle che sono l'abbattimento delle obiezioni più comuni che puoi ricevere durante la tua esperienza, puoi sicuramente parlare guadagnando tempo, cioè magari con 2 ore di tempo parli a 10 persone, cosa se no dovresti avere 10 appuntamenti diversi che ti prenderebbero 10 giorni diversi, quindi puoi sicuramente focalizzare meglio quello che è la tua situazione. L'ultimo aspetto, l'ultimo consiglio che ti voglio dare se operi in questo settore è divertiti. Perché, ecco, rispetto al brand che abbiamo tutti noi in mente del vostro mondo, è che è un mondo grigio, è un mondo in giacca e cravatta, è un mondo anni 90, è un mondo un po' dinosauro da questo punto di vista. Girano una valanga di soldi, però mi rendo conto che è veramente dura per chi è un piccolo pesce operare in questo mare. Quindi in tutto questo processo divertiti e goditi il viaggio, perché ti ripeto, se ragioni in modo diverso, fai delle cose diverse, otterrai dei risultati diversi. Però è importantissimo che tu abbia un metodo preciso, una strategia ben definita. Ok? Quindi buon lavoro anche per te che sei nel settore delle polizze assicurative e investimenti.